al secondo appuntamento con Partnership, il programma di interviste agli utenti partner di YouTube. In questo secondo appuntamento abbiamo con noi direttamente dalla provincia di Arezzo, da Bibbiena, Zeb 89. Possiamo vedere il suo canale. Salve. Zeb, presentati pure. Salve a tutti, io sono Zeb89, sono un youtuber dalla Toscana e spero che i miei video siano di vostro gradimento. Come ti è nata l'idea del canale YouTube? Ma tutti dicono che è nata per caso. È nata per un'esigenza concreta di far vedere al mondo quello che penso delle cose, della situazione un po'. Anche per i giochi, diciamolo, perché io sono uno che gioca e quindi è sorta la necessità di avere un proprio canale dove caricare i video delle proprie partite, anche no, con gli amici per vedere, guarda qui come ho giocato, insomma, cose semplici, non tanto senza andare nel profondo della cosa, insomma. Poi dopo, successivamente, allora, visto che avevo un pubblico, non dico grande, ma insomma, comunque consistente, mi è venuta come idea di pubblicare anche qualcosa di più, di magari di più interessante, come il mio parere riguardo la politica o, e altre cose, insomma, di cui si discute tutti i giorni. Insomma, provo un po' in maniera comica ad esprimere la mia opinione, così. Quindi tu sei un videogiocatore, ma non solo, quindi ti Sì, occupi di... perché sì, non mi limito solo a quello, ma giusto appunto faccio anche qualche video dove rifletto un po' su altre cose, tipo Tipo il la poker. linea, sì, il poker, soprattutto il gioco d'azzardo, oppure, che ne so, la linea DSL in Italia, le cose che a me personalmente mi danno fastidio, mi va di dirle, insomma. Ecco, Poi per esempio, adesso andiamo a vedere Party Poker, la vergogna dell'Italia. Perché non bisogna giocare a poker online? perché non bisogna, perché chiunque che se uno tiene al proprio denaro, Scusa, al proprio guadagno, ho detto perché bisogna giocare a poker. è perché ci rimetti, cioè nel senso proprio detto così, ci rimetti soldi, non è che tu vinci perché l'illusione è quella di diventare ricchi giocando, ma mentre invece la realtà è il contrario, non dico proprio il contrario di ciò che propone il gioco, è questo perché i media vogliono farlo sembrare una trovata per diventare ricchi, per magari diventare come appaiono loro in TV, no? E invece è solo per fregare soldi. Legalmente, fra virgolette, cioè una cosa che è stata resa legale, quindi non si gioca perché rimarrete al verde, per dire così. Benissimo, avanti quindi con la nave di Zeb, Party Poker, la vergogna dell'Italia, vediamoci il video. Popolo di YouTube, io devo tornare a parlarvi del poker, degli spot pubblicitari per il poker in Italia. La situazione sta perdendo il controllo, sta diventando una cosa di cui vergognarsi, di cui il paese si deve vergognare. Questa trovata, insomma, di pubblicizzare il poker come gioco è nata dentro Mediaset, credo. E ultimamente hanno stipulato un contratto con moltissimi siti web per visualizzare questo spot di Totti. Guardate, allora, quando navigate sui siti tipo Mega Upload, Mediafire, RapidShare, insomma, ma anche altri siti, vi apparirà sicuramente questo spot. Partypoker.it Love to Win con Francesco Totti che gioca. Allora, questo ora mi fa incazzare come una bestia, come una iena, perché cosa fanno? Creano un giochino flash che simula una partita vera di poker, ma che in realtà è finta. Vedi, ti dice passa, vedi, rilancia, no. Lui ti vuole far credere che tu stia giocando, insomma, e che la partita sia vera, insomma. Ecco, in questo gioco non è possibile perdere. Quindi anche se tu clicchi a caso sui tasti a casaccio, proprio se ti impegni per perdere, non puoi, vinci lo stesso. Dici, guarda, guarda, Totti, il tuo avversario ha visto, così, eccetera, eccetera, guarda, guarda, due coglionate. Madonna, di mortacci, allora, veramente. È vergognoso questa cosa, guarda, te giochi, no? Al giochino Flash, clicchi a caso, assolutamente, casualmente, complimenti, hai vinto, hai un full più alto, e fa vedere Totti lì, scontento, sconfitto, poverino, e te ti dovresti sentire un bravo giocatore, no? Quindi ti induce a giocare, no? Complimenti, hai vinto, sfida il bubone, migliaia di altri appassionati, iscriviti e ricevi il bonus di 400 euro, vedi con la manina, dice vieni, 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 ma vaffanculo, guarda, poi guarda, si apre il pop-up per scaricare l'ex, il loro programmino così, guarda, guarda, se appare 100.000 volte, guarda, nulla, 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 non se ne va. Allora,
Questo modo di fare pop-up invasivi, che interrompono quello che fai online, dovrebbe essere illegalizzato, va bene? A me non mi interessa se il contratto è di 3 miliardi di euro, no? Non me ne frega una sega, capito? Lo so che siete disperati, volete rubare soldi dove potete, legalizzando. No, no, non ce ne frega. Poi c'è l'AMS, no? L'AMS per il gioco sicuro. Loro pagano il pizzo per legalizzare le loro cose, no? Allora, se vedete questo spot, non scaricatelo mai, il programma del poker, di Party Poker. Non iscrivetevi mai, non vi azzardate a partecipare, che loro vi fanno vedere i premi, le macchine, le moto. Voi non vincerete, non è che non vincerete, no, perderete soldi, ma non un pochino, migliaia di euro, ve lo posso garantire. In Italia il gioco del poker online è stato legalizzato di recente, in quanto riconosciuto come gioco di abilità. C'è però chi ancora sostiene che si tratti di un gioco d'azzardo. Tu che ne pensi? Penso che sia uno sport che non è d'azzardo, ma come hai detto ben te, di abilità, di destrezza. Io penso che uno sport importante che va praticato. Dunque, Zeb, tu ti parli di truffa, parli di pizzo, insomma, fai delle accuse pesanti, Sì. ma su che basi si fondano queste tue accuse? Su che basi? Che io non conosco una sola persona che ha fatto profitti giocando a poker, nemmeno una. Cioè, che mi venisse una persona a dire: guarda, io mi sono fatto ricco grazie al poker, guarda, cioè, me ne venisse uno. È tutta una cosa per far soldi a quelli che mettono gli spot in TV. È stato legalizzato per quello, non sapevo che cacchio fare. Cioè, non so se ho reso l'idea. Conosco un amico il cui padre gioca tutte le sere e ci rimette, diventa una dipendenza dopo un pochino. È così. La vergogna dell'Italia. Perché la vergogna? Perché è una cosa vergognosa proporre il gioco d'azzardo. No, opinione personale, che comunque, insomma, se uno va effettivamente a controllare, è così, che i soldi non li guadagnerei sicuramente giocando a poker. Tutta un'illusione, ti fanno vedere i premi, le moto, le macchine, tu diventi così. No, è proprio il contrario. Cosa Zeb, brutta. cosa ti fa arrabbiare di più? Un pessimo videogioco o uno spot invasivo su internet? Ma guarda, il videogioco lo puoi sempre prendere e buttare nel secchio dell'immondizia, però lo spot tu lo vedi per forza, sei costretto a guardarlo, sia in TV che su internet. Perché in TV te ne vengono proprio a raffica quelli del poker. Se accendi la TV verso mezzanotte c'è anche quella trasmissione, proprio te lo danno nel viso, non c'hai scelta. Mentre il videogioco lo prendi tranquillamente, lo prendi, lo butti nel secchio, c'è già, quindi c'è la scelta. Invece gli spot ci vengono tirati addosso, tirati verso tutti, e solo i più forti riescono a resistere, capito? Senti, riguardo la tua partnership con YouTube, sì, tu guadagni, quanto guadagni con questa partnership? Ma io devo dire che non tantissimo, però se tieni conto che sono già al primo mese e mezzo, non è male, perché per adesso questa settimana ho fatto tipo 160 euro circa, quindi non è malissimo, però, cioè, non è che ci può vivere, però è comodo, dai. Il problema è che ti tocca sempre stare dietro al canale, controllare, fare video nuovi, proporre novità, se no, capito? Cioè, bisogna stare dietro a questa cosa, ci vuole un grande impegno, ma E ti occupa, quanto tempo ti occupa l'attività del canale? Ma guarda, ci sto diversi. Io sto grande parte della giornata davanti al computer, devo dire che tra queste ore almeno la metà di quello che faccio è su YouTube, perché quindi direi tipo 3-4 ore al giorno ci vogliono, perché cioè, almeno per il mio canale, poi Ma non lo so. è per quello che non ti togli più mai gli occhiali da sole, no? Perché hai degli occhi in realtà completamente andati dal computer e dallo No, schermo. ma non è tanto quello, ma gli occhiali sono da personaggio, da Zeb, insomma, sono gli occhiali di Zeb, e sono già tanti anni che li porto, insomma, nei video, ma anche prima, quindi fanno Senti, parte dell'entourage, un po', insomma. Zeb, tu hai anche un entourage appunto di sei soci, oltre che a un vasto pubblico. Chi è il tuo pubblico e chi sono i tuoi soci? Guarda, questi soci sono amici miei di Bibbiena o dintorni, insomma, che mi aiutano a volte con le riprese e con i vari progetti che faccio. Gente che mi è stata disponibile ad aiutarmi, insomma. Ma comunque gente che conosco personalmente, non nel mondo virtuale, che è un'altra cosa. Ecco, mondo virtuale, videogiochi, appunto,
Approfondiamo una tua recensione dei giochi, come definisci tu, giochi di? Giochi di merda, perché è quello che sono, perché non solo per l'aspetto tecnico, ma perché anche il pensiero che sta dietro a questi giochi è piuttosto quello che mi dà fastidio. Se li guardate capirete un po' come la penso io e come la pensano loro, quelli che li creano questi qui. Anche qui parliamo di gente che vuole guadagnare, capito? Zeb, sì. Una serie di sfortunati eventi, guardiamocelo. Una serie di sfortunati eventi è una collezione di libri scritti da Daniel Handler dal 1999 al 2006. Furono dei best seller venduti un po' in tutto il mondo, incluso l'Italia. Si trovavano persino nella biblioteca di Vienna, quindi voglio dire. Nel 2004 uscì il film Una serie di sfortunati eventi, con Jim Carrey. Per il resto ha fatto schifo, l'unico lato positivo è che c'era Jim Carrey, se no non lo guardava nessuno proprio. Quindi voglio dire, come fa a essere... Il film era un disastro, non brutto, no, un disastro. E allora il videogioco basato sul film, come può venire? Ditemi voi come può venire il videogioco. Lo sterco, l'etame. Devo aprire questa cassa, dentro deve esserci qualcosa di interessante. Toh, tirati un calcio, lo butti giù subito. Guarda, è un gioco ridicolo. Forse posso inventare qualcosa. Inventare? Perché? Perché inventare? Scusa, tiri un calcio, lo apri, no? Quella forchetta. Una forchetta? Per aprire una cassa? Quella scatola sorpresa. Cosa? La scatola sorpresa? Ma io voglio... Quello stivale. Ho un'idea, ma mi servono quegli oggetti. Per prima Madonna. Prendo la forchetta. Attento, quei granchi fanno male. Il granchio? Se in quelle casse c'è qualcosa per aiutare. Pure dei granchi. Non so che ti faccio, tieni un calcio al granchio, scusa, no, seriamente. Cioè, i ragazzini che ammazzano i granchi su una spiaggia. I granchi hanno rubato il nostro cestino e l'hanno portato sulla collina. Papà, no. Ma per favore. Possiamo usare le uova marce per metterli in fuga. Ma nessuno di noi può tirarle con sufficiente forza. Ah no? Non ti riesci neanche a tirare un uovo a un granchio? Mi serve un manubrio, un cucchiaio, un ingranaggio e un ultimo oggetto per tenere tutto insieme. No, ma dai, ma siamo al limite della follia, dai, ci vuole... Ma dai. Ma guardate questa dove si infila. Ma chi è che c'ha un buco nel muro con un paletto fiero che conduce da un'altra parte, boh? Perché la casa del conte Olaf non è che in disordine, no? Proprio distrutta del tutto. Nel senso, te vai in giro e vedi un cumulo di torsoli di mela in un angolino lì, come se fosse una collezione. Avrebbe bisogno di un restauro. Poi trovi una voragine in mezzo al corridoio, boh. L'architetto andrebbe impiccato, okay. Proprio. Che è successo? È esplosa una bomba, okay. Poi ti avvicini per guardare meglio e non vedi neanche il fondo. Dove senza fine, conduce all'inferno. Ecco, la testa di scroto. Dove state scattaiolando? Fuori di qui! Non si può avere un po' di privacy? Teniamoci a distanza. Non sembra molto amichevole. Quel disco mi serve per l'invenzione. Quando hai a che fare con un cattivone come questo, devi stordirlo con l'oggetto indicato nell'angolo in alto a destra. No, ma non è incazzato, no, proprio ti vuole uccidere. Quando lo scagnozzo è stordito, puoi colpirlo con lo spaccatutto. Oh, that's stealthy. Ma il bello è che non offre nemmeno l'esistenza, non fa niente, va. Cammina a destra e a sinistra come un sacco di merda, poi si mette a ballare. Quando lo scagnozzo è stordito, puoi colpirlo con lo spaccatutto. Senti, Zeb, come ti vengono segnalati questi giochi oppure sei tu che li scegli? A volte me li segnalano, a volte li scelgo io. Ultimamente me li segnalano perché i primi episodi li ho fatti su giochi che già conoscevo da tempo, che mi stavano un po' sul gruppone e che volevo appunto recensire, insomma, per levarmi il peso di dirla mia. Però sì, di solito adesso me li segnalo, dico guarda Zeb, c'è un gioco che proprio fa ad un schifo che lo devi recensire, e alla fine dico va, vediamolo, va, accontentiamoli, no? Però questo qui in particolare l'ho scelto io perché avendo letto i libri, mi interessava, l'ho visto la coppia, il giochino, ho detto ma quasi quasi lo provo perché costava poco,
Madonna, mi sono pentito, guarda, è solo per far soldi. Hanno fatto un gioco basato sul film, mica sui libri. Sul film, è venuto malissimo. Come avete visto, appunto, no? Non c'è mica... Cioè, avete visto voi stessi come l'hanno fatto, un disastro. Senti, come avviene una tua videorecensione tecnicamente? Cioè, come catturi le immagini, per esempio, del videogioco? Allora, intanto avvia il gioco e poi accendo questo di base, avvia sì. Il gioco, no? Se no... Avvia e accendo un programma per registrare che si chiama Fraps, che registra tutto ciò che fai, come, insomma, registra il monitor, la schermata, precisamente col suono e tutto. Quello poi successivamente lo taglio in varie spezzoni, monto insieme le parti più divertenti, più significanti, perché poi, no, tra parentesi, spesso il gioco è proprio palloso da vedere, quindi anche una recensione diventerebbe noiosa vederla, perché è proprio noioso, quindi taglio le parti, proprio quelle esilaranti, quelle stupide, le metto insieme e ci aggiungo poi i commenti successivamente, dopo, perché non posso ovviamente fare tutto insieme, gioco e poi commento. Zeb, una curiosità, ma dove ti trovi tu in questo momento? In un magazzino? Dove sei? Sembra, sotto terra, guarda, dove sei? Io adesso mi trovo nello studio di casa mia, che sarebbe uno stanzone con un po' di computer, ora ci sono 3 o 4, c'è un Mac, poi lascia un PC e poi c'è questo PC mio. C'è un po' di disordine, però... Ma cioè, è una stanza proprio dedicata a questo. Ma lì nella scatola Light Step, cosa c'è dentro? Dietro? Sì. Che c'è scritto? Perché Light Step è questo. Guarda, ci sono delle diapositive della Cina, guarda caso, che ha scattato mio padre. Cioè, per dire proprio. Ah, così. Ho capito. No, proprio, guarda, c'è di tutto qui. C'è proprio un magazzino di diapositive. I giochi poi ce l'ho in camera mia. C'è manco posto qui, voglio dire, c'è un casino. Ma sei stato anche tu in Cina? No, si parla degli anni 50. Ah, per Bacco. Sì, è roba che vendiamo un po' online sul sito di Bibabbo, c'è tutto un affare di roba, ci sono i dischi da 66 giri, di tutto, insomma. Zeb, riguardo a YouTube, tu riguardi gli altri canali, immagino? Sì, navigo un po' in giro, sì, mi faccio... Sì. C'è qualche video indimenticabile su YouTube? Beh, io ne ho vista una in particolare che mi ha fatto ridere, perché dopo aver recensito il gioco Halo per PC, mi è capitato di vedere un video di uno che metteva il disco di Halo dentro un tritatore. E guarda il caso, noi ce l'abbiamo, pensa un po', che combinazione, guardiamolo. Will it blend? That is the question. Yesterday I was playing Halo 3 with my 4 and 5 year old grandchildren. Ma è la fine che ogni gioco merita. Single time they per una fine così. So, Poppy giveth and Poppy taketh away and Poppy. Che tra l'altro è più divertente, fa questo verso qui che giocarci. I think I'm going to press the Master Chief button. Cioè che poi costa, tra parentesi, da dire. Però guarda, sono spesi bene, guarda, è meglio spenderli per fare quel video lì che per giocarci. Bloodsmoke, don't breathe. Cioè quell'uomo ha il mio rispetto, ha il mio completo sostegno e rispetto. Poi anche la violenza con cui puoi sbattere il tutto, no? Sì, proprio con deciso, guarda. Bene, cambiamo argomento dopo questa parentesi. Dello scienziato, appunto, di una casa. Poi lui pubblicizza, no, quei prodotti lì, penso che sì, sia tutto legato dovrebbero ringraziarlo, guarda, dovrebbero ringraziarlo. Parliamo del tuo rapporto con YouTube, Zeb. Sì, insomma, ora il rapporto, diciamo che non è un po', YouTube mi mette un po' i bastoni fra le ruote, perché a volte quando recensisco qualcosa me lo censurano per qualche motivo, non so se perché lo segnalano oppure perché è proprio YouTube, ma in qualche modo ci sono dei problemi riguardo a ciò che si dice, perché bisogna sempre stare attenti a quello che dici, non puoi dire, non puoi minacciare neanche per scherzo, neanche in contesto scherzoso, non puoi, per esempio, in una recensione, una recente
recensione per Xbox. Ho fatto vedere un fucile finto e già me l'hanno censurato, non lo so. Che poi, tra l'altro, c'è un video peggio. Però, quindi, il rapporto con YouTube per ora è così. Non male, però, insomma, un po' c'è questa cosa che mi dà fastidio. Che io di male, poi, in fondo, non faccio mica niente. Cioè, c'è molto di peggio, so. Hai detto che ci sono dei video che sono peggio. Un esempio? Sì, un esempio lo do subito. Fanno vedere i giochi tipo Grand Theft Auto, dove sparano proprio in testa qualcuno, non lo so. Anche se non è vero, però è più violento, vedi gente che casca. Magari ci sono anche video veri di gente che fa incidenti, una macchina che schianta, che mette sotto uno. Cioè, quei video vanno bene. Invece, un fucile puntato per scherzo, che fra l'altro si vede il sangue finto, e lo censurano. No, allora vuol dire che qualcosina non va, ragazzi, non ci siamo mica. Motivo per cui ho spostato alcuni video su Metacafé e ho messo i trailer di 20 secondi su YouTube. È l'unico modo in cui posso risolvere il problema. Perché veramente... Però a parte quello devo dire che grazie alla partnership posso caricare video lunghi di mezz'ora, un'ora, insomma di quello che voglio in termini di durata, però... Cioè i banner un po', però per il resto sono molto molto burocratici e severi nelle loro regole, quindi bisogna sempre stare attenti, avere occhi dappertutto e controllare sempre due volte ciò che si fa. Questo. La tua partnership, sì. La tua nave di YouTube, al di là delle polemiche, appunto delle cose che non ti piacciono, ma dove andrà, dove approderà la tua nave? Guarda, io per adesso... Ho intenzione di andare avanti un pochino come sto già facendo sempre delle recensioni divertenti che possano divertire il pubblico e magari un po' come sto... Però dove finirà? Io adesso ho paura che potrebbe anche finire con la mia sospensione. Come tra parentesi spesso succede con tutta la gente famosa che però dà un po' di fastidio in quello che dice, capito? Perché quello che dico a volte va contro gli interessi di chi sta lassù, capito? Può succedere che mi sospendano. La sua non è escluso. La sua è piano di sopra di casa tua? No, lassù si parla di gente, non so, Alice, chiunque che abbia. Perché io quando parlo della DSL lenta, oppure delle cose che danno un po' fastidio, ma anche perché le parolacce, non so, guarda che loro una scusa per buttarti fuori, se vuoi la inventano subito, non c'è problema. Cioè, quello che mi dà un po' paura, oddio, insomma, cioè, da fastidio un po', perché non c'è, uno pensa su YouTube, dicono che c'è una libertà di parola, che puoi dire, insomma, non tanta, già censurano i video musicali per il copyright, non puoi neanche mettere un pezzettino, proprio un pezzo di una canzone, no, proprio te lo levano, non puoi, cioè, bisogna saper fare, capito? Perché sono... Io ho paura che il mio canale vada a finire chiuso. Ma speriamo non a breve tempo, ma... Dai, speriamo che la tua nave non affondi, sennò è un problema. Ma non si sa mai, guarda. Senti, vuoi salutare il tuo pubblico? Guarda, io ringrazio tutti coloro che si sono iscritti e che mi hanno sostenuto nel corso di questi anni, fin dal 2006 ad ora, e continuate a seguirmi perché... Io finché non mi buttano fuori non me ne vado, poi non lo so, ok? Quindi grazie anche a voi della C6 TV per avermi intervistato, vi ringrazio anche per questo. Grazie a te, Zeb. Non lo so, guarda. Prima di vederci il tuo ultimo video, appunto, Internet in Italia e Digitale Terrestre, ricordiamo che... quello là che dicevi, esatto. Ricordiamo che Partnership torna... tra due settimane, in particolare giovedì 29, sempre alle 19:30, con un altro partner e un'altra nave da esplorare. Nel frattempo ringraziamo Zeb, che puoi sempre commentare il tuo video, mi raccomando. Sì, sì. E guardiamoci Internet in Italia e Digitale Terrestre. L'Internet in Italia. È una vergogna. Non è possibile che nell'anno 2009 ci si ritrovi con una linea lentissima, uno schifo assoluto. Uno pensa, vabbè, dai, su, in Italia, siamo in Italia, la linea è discreta, dai, puoi sempre andare su internet e fare le tue cose. No, è lento e putrefatto, lentissimo, schifo. Quindi dove sto io, un paesuccio sperduto, schifoso, il massimo è 7 mega. 7 mega sono pochi. Se voi magari non fate una sega su internet, no, guardate la posta, Facebook, Messenger, è festa finita, perché fate schifo.
non sapete fare altro, no? Quindi voi non vi rendete conto dei benefici della linea veloce, non c'è verso. Se vai in Francia, Germania, tutti i paesi, guarda, ma anche inferiore all'Italia, c'è una connessione migliore. Uno pensa, sì, sarà migliore, però di quanto? Di poco? No, è imparagonabile, è una vergogna assoluta, come si fa? Beh, ma com'è possibile? E le facce poi sono fiere, no? Loro ti fanno pagare, non, uno pensa, vabbè, ce l'hai più lento, però uno paga giusto. Che, no, costa, va, io pago ogni bimestre più di 120 euro. C'ho un contratto Alice Business, fierissimo, proprio, loro pretendono, anche poi a volte mi sveglio la mattina non funziona nemmeno. Mi tocca chiamare il 191 lì, pronto, perché, ma perché cazzo non funziona stamattina niente? Io devo lavorare, conosco uno, guarda che non sono neanche venuti a montargli la linea, manco la voglia di alzare il culo dalla sedia, stiamo parlando, è incredibile, ma solo in Italia succedono queste cose, non c'è verso. Se io fossi tedesco, alzassi la cornetta, guarda, ce l'ha subito, non finisco nemmeno la frase che sono già qui sotto l'uscio a, guarda, a chiamarmi, perché non è possibile. Il servizio manca a volte, ma anche quando c'è un abbonamento business, a volte manca la linea vera e propria, l'attacco non funziona niente. Guarda, è una cosa incredibile perché, ora come ben sapete, fra un po' si passa tutti al digitale terrestre. Oh, guarda, ci sono certe novità, è come avere il DVD in casa, gratis, puoi guardare quello che ti pare, e poi magari tu paghi se vuoi vedere qualche... No, queste sono stronzate assolute, e invece di preoccuparsi a mettere la linea veloce a tutti gli abitanti d'Italia, ovvero copertura di tutta la nazione, pensano alle cazzate, a soldi, no? Per mettere digitale terrestre costa 50 euro, ma sai cosa serve? Serve solo per manipolare quello che vedete. Questo lo puoi vedere, no, questo lo paghi, solo per quelle robe lì, Non vi rendete conto cos'è? No, va. È un insulto all'intelligenza media degli italiani. Uno pensa al digitale terrestre, no, è una merda, quindi voglio dire, ritornare al discorso di internet. Loro invece di pensare a coprire l'Italia di una connessione veloce, decente, come tutti gli altri paesi, pensano alle stronzate del profitto. Quindi chiudo dicendo vergognatevi, vergogna assoluta, nascondetevi.